Ed è partita da Viale Giacomo Leopardi la settima edizione della Gran Fondoterre dei Varano. Siamo nei pressi del traguardo, al lato della Rocca de Borgia. Andiamo a seguire le fasi salienti, arrivo e premiazione di quella che sta diventando una vera classica del ciclismo locale. Sandro Santacchi, uno degli organizzatori della Gran Fondoterre de Varano, una gara che sta diventando veramente una classica. Sì, è ormai sempre più amici, io mi piace chiamarli amici, ci onorano della loro presenza. Quest'anno abbiamo toccato il record per noi, abbiamo sfiorato i 1400 iscritti, quindi è per noi un bel risultato che testimonia che negli anni questa manifestazione è sempre più apprezzata e questa cosa ci rende particolarmente entusiasti e orgogliosi del lavoro che facciamo per metterla in piedi. Un'altra testimonianza riguardo a questo si legge anche nel vostro sito internet con i feedback dei ciclisti che vengono qui ogni anno, feedback sempre più positivi. Sì, noi ci affidiamo molto al nostro sito anche perché diamo la possibilità attraverso un questionario di renderli partecipi sia delle nostre scelte sia ci piace anche prendere in considerazione tutti i suggerimenti che dai partecipanti ci possono venire per offrire un'organizzazione sempre migliore e sempre più al passo con quello che è la realtà di questa manifestazione che ormai veramente ha assunto un livello rilevante e importante sia per la città sia per il territorio. E manifestazione che è anche un testimonial d'eccezione. Sì, noi con Luca Banighi prima di tutto si è creata nel tempo un'amicizia molto forte e lui è entusiasta di trascorrere questi momenti insieme a noi e a noi ci piace che lui sia uno dei partecipanti alla manifestazione nella maniera in cui oggi è partito, ha fatto la prima parte del percorso e diciamo seduto sulla sua carrozzina arriverà al traguardo insieme all'arrivo dei primi, quindi per lui si deve sentire ed è un atleta, forse l'atleta più importante che oggi partecipa alla Gran Fondoterre di Varano.